Ciao e bentrovati. Nel video di oggi andremo a vedere 5 siti che ti faranno risparmiare davvero durante l'organizzazione di un qualsiasi viaggio. Prima di iniziare ti ricordo due cose. Intanto di iscriverti sul canale cliccando sul pulsante iscriviti se non l'hai ancora fatto e anche sulla campanella che è a fianco del pulsante iscriviti. In questo modo sarai sempre aggiornato su qualsiasi video che andremo a pubblicare. La seconda cosa è che è nato da poco il gruppo di Viaggio Vero, il gruppo Facebook di viaggiovero.com. Dell'universo Viaggio Vero, e in questo gruppo passo offerte, consigli di viaggio, si chatta insieme, si discute, si condivide un po' le nostre esperienze. Quindi ti invito a iscriverti, il link lo trovi qui sotto in descrizione. Ma ora, bando alle chiacchiere, andiamo a vedere questi 5 siti che ti faranno davvero risparmiare durante l'organizzazione di un qualsiasi viaggio. Partiamo con la ricerca dei voli. Te ne ho già parlato di questo sito in diversi video, si chiama BPRI ed è un comparatore di prezzi per i voli un po' in tutto il mondo. L'ho nominato, citato e ti ho fatto vedere come funziona anche in altri siti. Ne passa uno qui sopra in questo momento di quei video che ho già fatto e ti consiglio di vedere soprattutto quello che fa vedere come utilizzare al meglio BPRI. BPRI lo consiglio perché ha un motore di ricerca potentissimo e riesce a darti una fotografia del prezzo più basso, diciamo dei prezzi più bassi del volo che stai andando a cercare e ti dà anche una fotografia dell'andamento dei prezzi durante pochi giorni prima o pochi giorni dopo o comunque nel mese. Di quando tu hai fatto la ricerca. Quindi per la ricerca dei voli e per risparmiare ti consiglio BPRI. Se invece pensi di muoverti con un'auto a noleggio, allora io utilizzo molto EasyCar. EasyCar è la stessa cosa di BPRI, ma per le auto a noleggio. In pratica è un comparatore di prezzo di auto a noleggio. Anche qui in tutto il mondo e compara su tante tante marche di rent-a-car, anche tutte le più importanti, chiaramente. Io ti consiglio sempre di dare un'occhiata perché se riesce, io sono sempre riuscito a spuntare tariffe importanti, tariffe veramente economiche ho risparmiato. Ricordo una volta a Cadice in Andalusia in cui ho preso un'auto per un weekend, quindi da sabato mattina a lunedì mattina, quindi 2 giorni pieni, 48 ore per 28 euro, giuro, 28 euro. Se invece il tuo mezzo di trasporto è il treno, allora non puoi fare a meno di Trainline. Trainline ti aiuta a risparmiare perché è la stessa cosa dei siti visti finora, è un comparatore di prezzi per viaggi in treno. Ha tutte le maggiori compagnie di treno d'Europa, per cui puoi viaggiare un po' in tutta Europa e scoprire la tariffa più bassa per quel tipo di viaggio. Come puoi immaginare, è molto molto funzionale, un po' come gli altri due siti citati per i viaggi in treno. È un sito che funziona benissimo, ha un motore di ricerca molto potente e molto valido. Finiamo le possibilità dei mezzi di trasporto con i bus e se parliamo di bus non posso che nominarti Flixbus, un'azienda che è stata agli onori delle cronache un po' di tempo fa per problemi con il governo, essendo ditta estera, eccetera, ma a noi questo non interessa, a noi interessa soltanto che si possa davvero risparmiare e come puoi vedere dal sito le tariffe di Flixbus sono senza precedenti, si riesce a viaggiare spesso anche con 7-8 euro, ma 5 euro si parte il biglietto. È vero, è un viaggio in bus, quindi hai tutte le incognite dei possibili code e sono viaggi abbastanza lunghi, però si può viaggiare in tutta Europa a prezzi molto molto economici. E se il periodo ti impone di risparmiare nell'organizzazione di un viaggio, anche un viaggio in bus può diventare un viaggio esso stesso. Anche la durata proprio del viaggio ci si può divertire, si possono vedere luoghi e comunque ci sono un sacco di modi per passare il tempo. Anche perché Flixbus ha il wifi gratuito all'interno dei suoi bus. Quinto e ultimo sito che ti consiglio è per risparmiare nella ricerca e prenotazione di hotel ed è Trivago. Trivago lo conoscono tutti, hanno fatto massicce campagne pubblicitarie e te l'ho già parlato in altri video. Io consiglio sempre di utilizzare Trivago nella ricerca, è proprio un comparatore di prezzo come abbiamo visto nei primi tre siti e ti consiglio di utilizzarlo per andare a cercare la tariffa più bassa dell'hotel. Poi puoi anche andare sul sito stesso che hai trovato a prenotare, che può essere Booking, Anomo, qualsiasi altro sito,
di cui hai trovato il prezzo più basso. Come dice la pubblicità, giustamente Trivago compara prezzi di hotel e la stessa camera può avere prezzi diversi a seconda del sito su cui si va a prenotare, per cui è sicuramente un sito da utilizzare per risparmiare nell'organizzazione di un viaggio. Ti ricordo che per tutti i siti citati i link sono qui sotto in descrizione, quindi ti basta cliccare lì ed entrerai direttamente sul sito. Questi erano solo 5 siti per risparmiare nell'organizzazione di un viaggio. Ne vedremo altri in altri video, ma intanto questo è un buonissimo punto di partenza, un po' per tutti i trasporti e anche per gli hotel. Ti ricordo i nostri social network, siamo su Facebook con la pagina di viaggiovero.com, su Instagram e Twitter ci trovi come @viaggiovero e ti ricordo anche il gruppo Facebook di viaggiovero.com, richiedi l'iscrizione perché anche lì troverai tante offerte e consigli utili. Se il video ti è piaciuto un pollice in alto, i commenti sono qui sotto e mi raccomando iscriviti al canale con la facciona sorridente che trovi sempre qui sotto. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.